Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Lumsa News. Subito i titoli. Genova piange, lutto cittadino nel capoluogo ligure per le vittime del disastro nel porto. Il grande Giulio, tanti politici ma anche tanta gente comune a Roma per i funerali di Giulio Andreotti. Turbo, speranze, anche la Ferrari al Career Day della Lumsa, una porta sul futuro dei giovani laureati. Noi siamo più liberi. La Gran Bretagna è ancora un esempio di buona informazione. Intervista a David Willey della BBC. Che giro, ragazzi! Sin dalle prime tappe si fa appassionante la sfida per vincere la Corsa Rosa. Giornata di lutto cittadino a Genova per la tragedia nel porto, che l'altra notte ha provocato 7 morti, 4 feriti e 2 dispersi. Come è stato accertato, il portacontainer Jolly Nero ha urtato contro un molo del porto, causando il crollo della torre di controllo dei piloti, forse a causa di una avaria ai motori. Mentre continuano ininterrottamente le ricerche dei dispersi, la magistratura ha aperto un'inchiesta sull'incidente. Al momento sono indagati il pilota e il comandante della Jolly Nero. L'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo. Indagini in corso del Ministero dei Trasporti e della Guardia Costiera. Voltiamo pagina. Addio a Giulio Andreotti. Al funerale erano presenti molti amici, politici, ma anche tanta gente comune. Il servizio di Sara Stefanini. C'era tanta gente per l'ultimo saluto a uno dei protagonisti della storia italiana. Davanti alla chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, un lungo applauso di amici, colleghi e sostenitori ha accolto l'arrivo del feretro. Una cerimonia privata, niente funerale di Stato, secondo la volontà dei familiari e dello stesso Andreotti. Ma Piazza dell'Oro era piena di gente comune e di politici. È una figura politica forse più legata alla storia di questa città di ogni altra. È un grande, si può condividere o combattere, si possono avere visioni diverse, ma è un grande che noi dobbiamo ricordare con grande rispetto, comprendere e cercare di capire qual è il suo insegnamento per il futuro. Ma l'eredità di Andreotti in tempi diversi è quella di testimoniare da cattolici impegnati nella politica, nei partiti che ognuno di noi ha scelto, come il nostro contributo può mettersi al servizio del bene comune. Era una persona che aveva una grandissima umanità. Ogni sabato, stando al potere, era consapevole del fatto che lui doveva forse stare ancora di più con le persone semplici. Lui mi diceva sempre: "Lo sai perché la gente mi vuole bene? Perché io sono popolano". Tra i presenti, oltre ai familiari, anche il presidente del Senato Piero Grasso, l'ex premier Mario Monti, ma anche Pier Ferdinando Casini e Gianni Letta. Sulla scena politica dal 47, 7 volte presidente del Consiglio e senatore a vita dal 91, spesso discusso ma maestro di molti. Tra la gente c'è chi piange e chi lo ricorda così. Prendevo l'autobus la mattina alle 6:20 per Termini e lo incontravo sempre, che usciva di casa e andava a messa. Poi, come uomo politico, i giudizi non è facile darli. Ma un ricordo nel complesso positivo, anche se ci sono dei lati oscuri nella sua vita che sarà poi la storia a chiarirlo, insomma. Di fronte alla morte ovviamente si chiude un po' tutto ciò che riguarda i suoi problemi che ha avuto con la giustizia, tutte queste cose. Quindi la morte copre un po' tutto, insomma. La moda dice addio al re dei colori. È morto questa mattina all'età di 92 anni Ottavio Missoni. Poco tempo fa era stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Circolo di Varese per scompenso cardiaco e insufficienza respiratoria. Missoni era nato l'11 febbraio 1921 a Ragusa, in Dalmazia. Oltre che padre della moda italiana, lo stilista fu anche campione di atletica leggera. Partecipò infatti alle Olimpiadi di Londra nel 1948, quando aveva solo 14 anni. Giovani e lavoro. Al Career Day del 2013 la LUMSA ha ospitato i manager delle più grandi aziende italiane, un incontro con gli studenti e i laureati. Servizio di Marina Bonifacio. In tempi di crisi il lavoro diventa sempre più una necessità e a farne le spese sono soprattutto i giovani. Secondo gli ultimi dati Istat, la disoccupazione in Italia è in continua crescita e così sarà per tutto il 2014.
In questo quadro così difficile, a chi vuol restare. Se ne è parlato alla LUMSA in occasione delle Career Day 2013, giornata dedicata all'incontro tra laureati e laureandi con il mondo del lavoro. E i testimonial scelti quest'anno dall'università sono stati proprio ex studenti dell'Ateneo, oggi figure chiave nelle aziende per cui lavorano. Tra di loro anche Alessandro Cellamare, responsabile marketing e comunicazione della Ferrari SPA. Dal mio punto di vista penso sia fondamentale che le università si muovano in questa direzione. Sai, oggi il rapporto tra il mondo del lavoro e il mondo delle università, quindi la formazione, è assolutamente, come dire, linkato l'uno all'altro. Quindi se questi due mondi non convivono e non abbiamo, come dire, questo collegamento molto forte, in realtà rischiamo che questi due mondi apparentemente così importanti rimangano scissi l'uno all'altro, e questa sicuramente non è una cosa che va bene. Quindi anche la testimonianza, con grande orgoglio di essere qui quest'oggi, nonostante che sia stato appunto ormai quasi 10 anni fa uno studente della LUMSA, è sicuramente una grande testimonianza dell'attenzione su questo tema. E a proposito di Made in Italy, il cavallino rampante è il marchio più forte e riconoscibile al mondo, davanti a colossi come Google e Coca-Cola. Il brand di Maranello ha chiuso il 2012 con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, il miglior dato dopo 66 anni, attestandosi tra le migliori aziende internazionali del settore del lusso. Il marchio funziona, insomma, e soprattutto crede molto proprio nei giovani. Guarda, la Ferrari oggi è una delle realtà più belle, più straordinarie che possiamo avere nel panorama sia italiano e nel mondo. Ho la fortuna di lavorare per questa azienda, per la quale tutti i giorni mettiamo passione, entusiasmo in tutto quello che facciamo. La cosa interessante è che proprio ieri abbiamo organizzato una grandissima convention per tutti i giornalisti del mondo, in cui abbiamo annunciato che assumeremo da qui ai prossimi 2 anni oltre 250 nuove persone in azienda, e questo sicuramente è un segnale molto importante per capire come una realtà italiana sicuramente rappresenta un po' il simbolo dell'eccellenza italiana appunto nel mondo. E quindi in un momento così di crisi come quello che stiamo vivendo in questi momenti, vedere un'eccellenza, un po' un fiore all'occhiello per tutti noi italiani, è sicuramente un momento di grande orgoglio, ma non solo per le persone che lavorano in azienda, ma anche per tutte le persone che in realtà sono affezionate al brand, sono tifosi e vivono questa realtà in maniera straordinaria. Libertà di stampa, Regno Unito e Italia a confronto. Se ne è discusso nel convegno sull'International Journalism nella nostra università. Alessia Argentieri e Claudio Paudice hanno intervistato David Willey, corrispondente della BBC a Roma. L'Italia è al 57° posto nella classifica internazionale per la libertà di stampa. Come mai siamo così indietro rispetto agli altri paesi occidentali? Non credo sia tanto un problema di libertà di stampa, piuttosto il problema in Italia è che la stampa è condizionata da interessi di potenti lobby. È molto difficile trovare un mezzo di comunicazione che non abbia un'etichetta politica. Quindi ovviamente i giornalisti che scrivono per il giornale scriveranno in maniera molto diversa da quelli che scrivono per il Corriere della Sera, Il Tempo o l'Unità. Pensa quindi che ci siano forti differenze tra il giornalismo italiano e quello britannico, per esempio in televisione? Sì, c'è una grande differenza tra lo stile britannico e quello italiano, perché nella BBC abbiamo un obbligo legale ad essere oggettivi. E inoltre da noi non c'è nulla di simile alla politicizzazione della RAI. La BBC ha sempre dimostrato una grande indipendenza editoriale. C'è invece una mancanza di disciplina nel giornalismo italiano. Una delle cose che io personalmente disapprovo è quello che chiamo giornalismo del sarebbe. In altre parole, l'uso del condizionale che genera un senso di incertezza nei lettori. Noi giornalisti anglosassoni non lo facciamo. Qualcosa avviene oppure non avviene. Domenico Quirico, inviato del quotidiano La Stampa per seguire la guerra in Siria e di cui non si sa più nulla dal 9 aprile, diceva sempre che per scrivere di una guerra bisogna andare sul campo.
Io sono completamente d'accordo. Se sei un giornalista, l'esperienza più importante è andare sul posto. In teoria, oggi con internet puoi scrivere di ogni argomento e di ogni parte del mondo senza andarci direttamente, perché puoi avere una comunicazione istantanea grazie alla rete. Ma in questo modo non senti il profumo, la sensazione, non tocchi con mano il paese in cui ti trovi. Per comprendere realmente un luogo o un evento devi essere lì, non c'è altro modo che possa sostituire la tua presenza sul campo. Oltre la crisi, comunicare la speranza è il tema del convegno che si è svolto alla LUMSA. Nell'ambito della Settimana delle Scienze della Comunicazione, promossa dall'Ufficio Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma. In un contesto di crisi che non risparmia nessuno, c'è una fortissima domanda di speranza. Questo è quello che è emerso nel corso dell'incontro. Non lasciatevi rubare la speranza è l'esortazione che spesso ricorre nei discorsi di Papa Francesco, che si è rivolto in particolar modo ai giovani e alle famiglie che con grandi difficoltà arrivano a fine mese, in bilico costante tra una vita dignitosa e la povertà. Presentati nel corso della tavola rotonda due video prodotti dal Master di Giornalismo della LUMSA, dedicati all'elezione di Papa Francesco e al nuovo reparto di accoglienza per le famiglie dei piccoli ricoverati all'ospedale Bambin Gesù. E ora vediamo questo servizio. Si chiama Ombrina Mare, è il progetto di coltivazione del petrolio che sta per diventare realtà a largo delle coste abruzzesi. È la zona dell'Adriatico che tocca i comuni di Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni, Fossa Cesia e Torino di Sangro. Conosciuta come Costa dei Trabocchi, le antiche piattaforme per la pesca, protese sul mare, tipiche della provincia di Chieti. Un decreto del governo Monti, concertato tra il Ministero dell'Ambiente e quello dei Beni Culturali, ha dato il via lo scorso 28 febbraio all'attuazione del progetto che conferisce alla società inglese Medoil la possibilità di installare un impianto a 6 km dalla costa per la lavorazione, oltre che l'estrazione del greggio dai fondali marini. La notizia ha però suscitato le proteste della provincia, dei comuni e delle associazioni ambientali, tutti insieme per dire un secco no ad Ombrina Mare e decisi a ricorrere al TAR per impedirne il cammino. Li abbiamo incontrati al Trabocco Pesce Palombo per farci spiegare quali nefaste conseguenze l'impianto petrolifero determinerebbe in termini di inquinamento, vivibilità e turismo sul territorio. Chiudiamo il nostro telegiornale con la pagina sportiva. Si corre oggi la quinta tappa del Giro d'Italia con partenza da Mola di Bari e arrivo a Margherita di Savoia. Questa edizione della corsa è partita da Napoli, dove Marco Stiletti ha realizzato questo servizio. Il Giro è un sottile filo rosa che unisce l'Italia nei momenti di gioia e nei periodi grami. Così scriveva Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport. L'edizione 2013 del Giro d'Italia è tutta racchiusa in questa frase. La gara ciclistica più amata dagli italiani si snoda lungo un percorso fortemente radicato nell'arte, nella cultura, nel costume, nella società italiana. Le distanze, le lontananze starà, una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia, il Giro d'Italia farà. E proprio la scelta, dopo 50 anni da Napoli come sede di partenza, è nata dalla volontà degli organizzatori di lanciare al paese un segnale preciso per la legalità. La carovana rosa toccherà i tre mari attraversando Calabria, Basilicata e Puglia, fino ad arrivare in Abruzzo. Tra le tappe più significative, Busseto, città natale di Giuseppe Verdi, compositore che legò musica e popolo nel momento del riscatto nazionale. Poi Longarone, che porta ancora i segni del tragico crollo della diga del Vajont, che nel 1963 causò la morte di 2.000 persone. Poi Brescia, con Piazza della Loggia, teatro dell'attentato terroristico che nel 1974 provocò 8 morti e ferimento di un centinaio di persone. Un giro, organizzato come al solito dal gruppo RCS, che la Gazzetta seguirà con un grande spiegamento di forze. Il Giro d'Italia è nostro, la maglia rosa è Rosa Gazzetta, per cui lo seguiremo con grandissima attenzione anche quest'anno, con delle novità nella parte multimediale, perché ci sarà un live blogging che durerà tutta la giornata, anzi tutto il giorno, 24 ore su 24 con i nostri inviati,
filmati, highlights e poi chiaramente un nutrito numero di pagine sul giornale. L'anno scorso per la prima volta la vittoria andò a un canadese, Ryder Heyerdahl, entrato così nella Hall of Fame del Giro, una galleria dei grandi cui spiccano le imprese di Binda, Coppi e Bartali, fino ad arrivare a Gimondi e Pantani. Oggi però gli italiani non sono tra i favoriti. Poi Heyerdahl è il campione che deve difendere il titolo, poi ci saranno molti altri outsider. Credo sarà una corsa molto molto interessante, molto competitiva e che tutto il mondo quest'anno ci invidia. Il vincitore dell'anno scorso, Heyerdahl, sembra stia andando molto forte, la Liegi l'ha dimostrato. 23 le squadre e 229 ciclisti con la novità assoluta del cinese Zicheng e l'Argos Shimano, ma non l'unica. Spaghetti, pizza e mandolino per il 96esimo Giro d'Italia, che però non parlerà solo napoletano, ma anche greco e cinese. Sono molto contento che sono qua. È la prima volta che un greco sta partecipando a un grande giro, è la prima volta che un greco sta partecipando al giro. Sto pensando di arrivare fino alla fine e aiutare il mio capitano che è Samuel Sanchez. È stata scelta la showgirl Alessa Ventura, la madrina dell'edizione 2013. Invece come colonna sonora è stata scelta Mezza Estate di Cesare Cremonini. Come ogni anno, il giro appartirà soprattutto ai 10-12 milioni di appassionati che da bordo strada lo trasformano in una straordinaria festa di popolo. Solo il 26 maggio, però, sapremo chi vestirà la maglia rosa. Sono in fuga per la maglia rosa, lascio le finestre spalancate, passa il giro per le strade. Termina qui questa edizione del telegiornale di Lumsa News. Arrivederci alla prossima edizione.